Benvenuti e bentornati a un nuovo video, io sono Cina Biondo e prima di iniziare il video vi chiedo di lasciare un like, commentare, iscrivervi al canale anche sulla fiducia. E adesso iniziamo a parlare del mazzo Cancelli Historic. Un mazzo che un ragazzo ci ha fatto mitico altissimo, tipo 37esimo in sti giorni. Ed è un mazzo bello, bello, bello. È un mazzo tipo, dovete fare ramp, dovete mettere in campo più terre possibili. Perché tutte queste carte qua sono tutti cancelli, perché avendo messo Baldur's Gate dentro il mazzo, questi sono tutti cancellini e voi li dovete mettere dentro tutti. Una volta che avete rampato avete tante carte per farlo, avete Arbor Grazer che vi fa mettere una terra in più in campo, avete il Kami che vi fa fare la stessa cosa ma in più con Channel, che se lo scartate dalla mano e pagate 3 possiamo cercare due foreste dal mazzo e mettercele in mano. Pitting Needle, quindi lago spinale che ci aiuta a giocare attorno a Anello, a Carnino. Vabbè, Gate Ablaze, non ve lo spiego neanche, serve per fare danno e per pulire il board. Elvish Rejuvenator, serve per cercare altre terre, mettervele in campo. Navigation Orb pure, il circuito root del circuito vi aiuta pure a cercare altre terre. Avete Thragdusk, bellissimo, una delle mie carte preferite del Magic vecchio, una carta con cui ho fatto la mia prima top 8 con PTQ, quindi è proprio per me è proprio importante. E detto ciò, lui è un muccone, serve per non farvi perdere. Il fatto che quando lascia il campo di battaglia lascia un 3-3 funziona anche con Yorion. Abbiamo Escape the Wilds, che serve per pescare praticamente questo mazzo qua, perché una volta che lo tiriamo e facciamo una terra in più, abbiamo tanta mana, riusciamo a fare più o meno tutto. Il nostro companion è Yorion, quindi giochiamo un mazzo 80 carte. E poi abbiamo le Vratte, Farewell, abbiamo Titano, forse anche il quarto Titano, probabilmente vogliamo, Atraxa, Ugin, Zakama e Ulamog, quindi i pezzi più grossi del formato, insomma. Abbiamo anche una sideboard, la lista è un pelino differente perché a me mancava un titano e non ho le wildcat. Però dai, il mazzo funziona comunque, fidatevi, è fortissimissimo. Quindi praticamente è un controllo, dovete fare le terre e poi, oltre alla vittoria di queste carte qua, Zakama, ricordatevi che prima di farlo dovete tappare tutte le terre in campo e poi lo fate perché poi vi stappa, quindi anche se avete terre in più avete del mana in più. Abbiamo una chiusura secondaria di Maze End e questa chiusura qua vi fa stare pure fuori da Gatto e Solemnity, da 9 vite e Solemnity, perché voi vincete la partita. E cosa fa? A costo 3 ce lo rimbalziamo in mano, cerchiamo un gate dal mazzo, un cancello dal mazzo, lo tiriamo in campo e se controlliamo in quel momento là 10 o più cancelli abbiamo vinto. Quindi è misura secondaria che serve per chiuderla di titano verde, che se riesce a fare un giro titano tendenzialmente vinciamo. Quindi ragazzi, bando le ciancio alle bande, andiamo a giocare. E prima di iniziare il video vi ricordo che fra poco esce Wilds of Eldraine. Se volete fare la prevendita c'è manatrust.com, amiconi super power seller, avete il 5% di sconto col codice sconto Cina Biondo manatrust tutto maiuscolo, e per gli ordini superiori ai 49,90€, quindi superiori ai 50€, la spedizione è gratis e questo è molto molto rilevante. In più vi fanno anche un regalino. Andiamo a giocare. Ippo. Cartina. No, il mio Navigation Orb. Sì, Arbor Grazer e si rampa. Beh, se mi fai push qua, sono contento, te lo giuro. Il plaza dell'armonia mi va bene. No. E
faccio plaza, faccio il circuito. Boom Asus, mamma mia, ma che blocco incredibile qua. Che bloccante importante. Adesso blocco pure l'armi, perché magari fa un altro orchetto. No, blocco questo. Così almeno sto tranquillo. Dovrebbe essere mono nero. Ah no, col bianco. Ush. Bene. Bello questo qua. Con lo Yargle gigante. Tragtusk, ottima carta. Allora andiamo a prendere sicuramente Baldur's Gate. Questa da tutti i colori. E probabilmente voglio uno di queste. Una di queste, quella che dà blu, perché è l'unico che non ho. E vi spiego anche perché, perché queste qua sono molto più forti di quelle doppie, perché queste nella certa fanno sick, quindi vanno a cercare la carta nel mazzo. Nella certa ci serve pescare le bombe. Demolition Field, questo è forte. Sì, questo è forte. Il Baldur's Gate è la terra più forte del mondo. È come se fosse un Nyctos Pre-Gate. Però scartino adesso non me lo fai. È brutto gesto se mi fai scartino adesso, eh. Te lo dico. Brutto gesto. C'è un trash gush 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 da parte. Mamma mia, questa è proprio una carta del 2012, credo. Incredibile, una carta che mi ha dato tante ricole emozioni. Questo è troppo forte, perché poi prendetevi conto di quanto il power level sia alto adesso, perché questa era una carta che nello standard di allora si giocava sempre. Entra, fa 5, ti fa fare 5 vite ed è già molto forte come cosa. Quando lascia il campo di battaglia, rilascia, quindi non è che deve morire per forza, può essere anche blinkato o altre cose, fa un 3-3. Bellissimo. Dai, fammi anellino. Anello, pesco, io faccio terra, farwell, pulisco tutto. Anche se c'è, sai che ce l'ho in mano. Tanto trash gush gush gestisce sto board. Io blocco qua. Blocco il Bowmasters. Ah, ne attacca con lo zio. Basta, che ho preso male. Va bene, va bene. 1, 2, 3. Mi sembra una terra stappatina, non è male. Perché anche fare Iorion, Blinko, Trasgust, Tragtusk è forte. Quindi anche una Plaza of Harmony sarebbe figo. O Baldur's Gate. Nessuna delle due. Imiccio. Passo. Io non ho fretta, tu mi devi togliere Trasgust Gush. Che bello lui. Tu mi vuoi dire che vuoi giocartela in questa maniera qua? Allora giochiamocela come vuoi. Perché lui sa che c'ho farwell e quindi lui sta provando in tutti i modi di farmelo tirare. Perché lui ci avrà anello in mano. Se fai anello te lo tiro farwell. Menans, Lifelinko, Yoldred. Prima giriamo tutto.
basta che giro io, Orion. Faccio un bel farewell. Dove tolgo tutto. Tra l'altro Tragtus rientra un 3-3. Un Pity Needle che nominerà The One Ring. Che c'ha in mano. Arbor Grazer per bloccare Hive Tyrant. Poi i prossimi turni, con calma, faccio sick. Se c'è il Karn, brutto gesto. Vado verde. Va bene. Tanto non ho fretta. Io sicco in end così non me li puoi scartare. Tipo con Liliana del Velo. Dai. Titano. Zakama. Tutto c'è. Però attenzione. Posso prendermi Baldur's Gate e... Ah, è vero, il labirinto non è un... uno di questi a caso per siccare roba. Era tappata. Vai! Siamo al top deck. Ah, il mana è un botto, zio. Un botto di mana. Sì, sì, conta, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bel titaniello che mi fa prendere Maze End, non sarebbe male. Certo, hai fatto. 3 danni a me. Devo andare in discard. Non ho fretta. Sì. Va bene. Dai, che è sta merda? Dove sono Yulamog con la gente lì? Questo l'ho già fatto, facciamolo con questo. Needle. Ah, quant'è? Liliana perché una certa può ultare. Questo un altro di questi, uno in mano e uno in campo. Quello l'ho già fatto. No, mi ha tappato male. Dai, ma mi ha tappato quelli che potevano ancora siccare. Vabbè, fa niente. Poco male. Va bene, prenderò sti danni. Dai, mazzo! Dobbiamo solo top deckare adesso. 52 carte nel mazzo, come on. Adesso mi tappo bene. 1, 2... Questa è già tappata. Da rosso. Tic. Beh, o labirinto. Ecco qua, Maze End. Un altro di questi. Cercare le cose. Prossimo turno abbiamo vinto.
Pick. Pick. Riesco a farlo? No, mi manca un mana. E vabbè. Passo. Last Hope. Liliana Last Hope. Che mi devi fare? Più uno? Meno due, meno uno? Doppia Liliana. Va bene, hai fatto rimozione. Bravo te. Certo, attacca, attacca. Good game. Vediamo se fa andare tutto al rope. Cercare altre due terrine. Anda. Lo riprendo in mano e poi lo casto, lo lancio dalla mano e vinco. Yes, volevo vedere l'animazione, maledetto. Mano da keep. Devo pescare una terra. Magari pure stappata. Guild Gate. Cancielo, cancielo. Dai, è vero che sei un mazzo senza counter. Ma counter ce l'avevi. Allora, Baldur's Gate sicuro. Mi mancano nero e blu. L'ho nero blu. Attacco! Bam bam! Field of Ruin lì, ok. Non ci piace. Non ci piace per nulla. Abbiamo una forestiella da fare. Ma una certa così su fissi. Abbiamo la mano vuota. Rush Gush Gush. Pure il verde lui. Ah. Oh. Che è? Oh. Dark Rapture. E che fa? Each player with one or more loyalty can lose it, so... Bella carta. Io vorrei fare Sick. Un altro Trash Gush Gush. Quindi, cioè, praticamente sono animati. Ah. Ah, così sono pure protetti da questo. Faccio un altro Trash Gush Gush. Scusa. Gate Agro. È diventato Gate Agro. Cancelli Agro. Bellissimo. Start qua di Track Task. Bellissimo. Vi invito anche a vedere il video di Rhystic Studies su Track Task. Bellissimo. Tutti i suoi video sono bellissimi. Quelli che sono piaciuti di più suoi sono stati sicuramente quello del Black Lotus, che l'ho visto mille volte, quello su Jace, quello su Tarmo, quello su Siege Rhino, perché sono tutti roba che è di quando giocavo tanto io prima di smettere. Adesso Magic è diverso, non è né più bello né meno bello, è semplicemente diverso.
Beh, io posso pescare il farewell, no? Non sento di aver ancora perso. Quindi io faccio un po' di roba. Prendo in mano questo. Bam. Ah, mi piace che la sua versione è molto più controllosa, c'è anche un po' di blu. È figo anche Spark Rapture perché non mi permette di usare Ugin. Prima o poi arrivavo alla frattena. Farewell, devo pescare Farewell. Un Weaver. Dai. Iniziamo. Non ci ho già fatto sick con questo. Voglio ottimizzarmelo il più possibile. Ma sto giocando così per questo. Voglio ottimizzarlo il più possibile. Così che quando lo faccio, lo tiro. Lo tiro. Ah, vabbè, va bene, va bene. Se mi fai qua roba lì, va bene. Rest in peace, va bene. Non mi cambia niente. Io devo solo pescare Farewell. Ne ho tre nel mazzo. Tre fantastici Farewell nel mazzo. Ah, che palle. Un sacco di bianco. Tic. Sic. Anche titano va bene. Titano, vado a prendermi cancello. Dov'è cancello? Cancello e un altro che sicca. Altro di questi. Mi prendo due cancelli che siccano. Passo. Ce l'hai Field of Ruin? Ce l'abbiamo? Speriamo, questa la perdo, vabbè, fa niente, però cavolo, che partita questa. Lock into lock. Non so perché si è fermato in upkeep. Ah, perché vuole... Sta cercando la lista, se c'ha prove per uscirne. Non so se c'è un incantesimo che spacca le terre. Perché la terra lì deve proprio spaccarla. A pescata. Io avrei fatto doppio almeno uno search. Però non vogliono farmi fare l'animazione, oh, maledetti. Ungo. È che non mi dà verde, no, non è vero, devo maligare. Questo è già meglio. Questa la tengo un po' più lontana, è l'unica che non devo fare. Tra l'altro la cosa curiosa di Maze End è che non è un cancello. Ah, devo pescare solo le terre. Va bene anche l'elfo a 3 che mi fa prendere la terra. Va bene anche quella. In the hand.
Terra. Terra stappata. Terra stappata. Ora c'è P9 nel mazzo. Va bene anche lui. Qua mi serve. Questo sicuro. Nero. Nero mi serve per prendere nero adesso. Ah, ma tanto uguale. Volevo tirare titaniello. Dai, tappati tutto. Tappati tutto. Push su Grazer. Credo che sia Dimir contro. Dobbiamo un po' baitarlo adesso, eh. Dobbiamo un po' fargli tirare le cose a caso. Io inizierei con questo. Tira un counterino qua, beh, va bene. Tanto non ce l'avevo un'altra mana. Asso. Poi facciamo Ox Jet. Va bene. Goldred. Va meno bene. Otto. Forte, eh? Che poi scraia pure. Draw. Ok. Sacco di verde. Entra? È entrato! Allora prendo sia qualcosa col nero. Io prendo uno di questi. Un altro verde. Ne prendo due di questi. Quanti gate ho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, 7 e 8. 8, me ne mancano 2. Sì. Devo bloccare qualcosa, vero? Non muoio. Lui. Va bene, va bene. Iniziamo normale, senza usare Baldur's Gate, secondo me. Oh sì. Sì. Allora ce la giochiamo così. Pulisco board, faccio anche Tragus. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E non avevo un'altra. Lui non è. Perché quella è l'unica. Ah, forse devo fare il circuito per questo. Ah, avevo vinto. Ho missato gli itali. No, mi ho fatti. Sono un idiota. Lui della sicurezza. Sì, mi sa che ho missato i letali. Ah, perché devo giocarne pure uno.
Vinto? Sì! Ah dai, non c'è nessuna animazione!